Questione termovalorizzatore. L'ultimo via libera ha sancito che l'impianto si farà, lei però ha voluto fare ricorso al TAR. Innanzitutto perché? Questo apre uno scenario anche politico, visto che il PD regionale metropolitano porta avanti con determinazione il progetto del termovalorizzatore di Casi Passerini. Sì, noi abbiamo deciso di fare ricorso al TAR e siamo coerenti con la nostra posizione di sempre, cioè noi abbiamo detto che, come era previsto nel protocollo d'intesa del 2005 che dette il via a questo percorso, che l'opera sarebbe stata realizzabile una volta fatte, cioè precedentemente, le opere di mitigazione e di compensazione, cioè quelle opere che una volta realizzate potevano dare il via libera alla realizzazione dell'impianto, perché con quelle opere si manteneva, diciamo così, un equilibrio ambientale che l'impatto della realizzazione del valorizzatore avrebbe creato. Quindi noi abbiamo tenuto questa posizione in conferenza dei servizi. Nelle conferenze dei servizi in città metropolitana abbiamo tenuto la posizione che l'impianto poteva avere via libera una volta erano realizzate le opere di compensazione, e abbiamo detto che il nostro parere, siccome erano state realizzate le opere di compensazione, era un parere negativo e chiedevamo la sospensione della procedura. Quindi una volta che però invece l'autorizzazione è stata data il 23 novembre scorso, noi abbiamo ottenuto coerenza con quella posizione espressa in conferenza dei servizi, e cioè che quell'impianto può essere realizzato solo e unicamente se prima vengono realizzate le opere di compensazione e di mitigazione, che sono fondamentali per tenere un equilibrio ambientale in una zona che ha già, come dimostrato dalla VIS del 2005 stesso, alcuni problemi di tenuta ambientale per il sovraccarico di funzioni scomode e di impatto ambientale che c'è nella nostra realtà della piana. Quindi noi siamo coerenti, portiamo avanti questa posizione, l'abbiamo fatto politicamente e poi ci siamo avvalsi anche, meditandola, riflettendola e alla fine giungendo a questa decisione, anche attraverso il ricorso al TAR. Cambiamo infrastruttura sull'aeroporto, il dado è ormai tratto? Ma il dado è tratto nel senso che è stata presa la decisione da parte dell'autorità competente, e cioè la regione, in particolar modo dai tempi dell'approvazione della variante al PIT e poi tutti i passaggi successivi. Oggi siamo a una fase passaggio dove ci sono state delle osservazioni importanti che hanno fatto i tecnici della regione. Io credo che di quelle osservazioni si debba tenere conto. D'altronde noi come comuni dell'area della piana fiorentino-pratese ci siamo costituiti nei mesi scorsi in comitato, un comitato politico e comitato tecnico. Il comitato tecnico ha espresso una serie di osservazioni alla realizzazione dell'infrastruttura dell'aeroporto. Noi partiamo da una criticità di fondo nei confronti della realizzazione del potenziamento di Peretola, e quindi abbiamo proposto tutte le nostre osservazioni. Quelle osservazioni erano state considerate già nella valutazione del Ministero dell'Ambiente l'estate passata, credo siano state anche valutate dalle tecnici della Regione, quindi noi andiamo avanti su questo tipo di impostazione, cioè sul fatto che quell'opera, se è stato deciso di farla, deve essere realizzata nelle condizioni migliori per evitare che ci sia anche qui, prima di tutto, un impatto ambientale eccessivo che venga compromessa anche da un punto di vista della salute dei cittadini, una situazione che ha degli elementi comunque di criticità, e quindi da questo punto di vista noi andremo avanti sulla nostra strada. Campi Bisenzio si è caratterizzata, soprattutto negli ultimi anni, come una città che vive anche gli spazi politici, una società partecipe e vitale. Questo si traduce anche negli eventi, nelle manifestazioni organizzate ogni anno. Ce ne vuole parlare anche in vista del Natale? Sì, noi diciamo che abbiamo puntato tutto tanto comunque sulla riscoperta di un senso di comunità, cioè fin da quando la mia giunta si è insediata, ormai 2 anni e mezzo fa, siamo a metà legislatura, abbiamo puntato tanto su questo elemento qui, rivitalizzare la comunità, il senso di comunità, la voglia di stare insieme, e questo abbiamo detto che era l'opera pubblica più importante che volevamo realizzare. Dopo 2 anni e mezzo io credo si possa dire siamo sulla buona strada, tanto abbiamo fatto ma altrettanto c'è da fare. Però questo rinvigorire il senso di comunità l'abbiamo fatto attraverso vari percorsi, sono percorsi appunto partecipativi, cioè provare a coinvolgere quante più persone possibili nelle scelte importanti, come per esempio la scelta di fare il bilancio partecipativo, di avviare la procedura per la revisione del piano strutturale attraverso un percorso partecipativo, i laboratori civici che ci aggiornano anno per anno il programma di governo attraverso il coinvolgimento dei cittadini. Questa è stata una componente fondamentale. Un'altra componente fondamentale è quella di stimolare le persone
e le associazioni, tutti i soggetti che si muovono sul nostro territorio, a collaborare, a stare insieme, a lavorare perché la nostra città riprenda vigore. E quindi questo si è realizzato per esempio attraverso percorsi di volontariato civico, attraverso cittadini che sono attivati per imbiancare le aule delle scuole piuttosto che pulire il parco, piuttosto che impegnarsi in altre attività di questo genere, anche con la presenza in prima linea degli amministratori, del sindaco, degli assessori, dei consiglieri comunali in queste attività, e poi anche attraverso tante iniziative, mi ci vorrebbe troppo tempo per rammentarle tutte, però mi preme ricordare, siccome siamo appunto in periodo di Natale, che a Campi già da metà novembre è partito il villaggio di Babbo Natale, che quest'anno viene realizzato proprio nel centro di Campi, perché nostro obiettivo, uno degli obiettivi della legislatura, è proprio quello di rilanciare il centro di Campi da un punto di vista commerciale, culturale, di vivibilità del centro. Anche qui credo che si sia sulla buona strada, e la dimostrazione di come è partito il villaggio Babbo Natale in centro è proprio testimonia questo. Tante persone che tutti i fine settimana vengono a Campi, campigiani ma non solo, vengono un po' da tutta la regione, come dimostrano le affluenze e quello che viene registrato nelle affluenze. Quindi un centro che si anima dalla Rocca Strozzi, che il prossimo anno ospiterà il Museo Archeologico di Gonfienti, in questo periodo ospita proprio Babbo Natale in persona che accoglie bambini, e poi le piazze, il Teatro Dante Carlo Monni, l'oratorio della Pieve di Santo Stefano, insomma un centro che si anima. E quindi questo è testimonianza che Campi è una comunità viva, e quella scommessa credo la stiamo vincendo. Siamo quasi a fine anno, ci può fare un bilancio sul 2015? Ma il 2015 è stato un anno complesso, difficile, di grande impegno. Da un punto di vista generale mi sembra si cominci a scorgere qualche elemento di luce, perché mi pare che i segnali di uscita dalla crisi, la crisi economica generale in cui il nostro paese è finito ormai da qualche anno, mi pare che qualche elemento di ripresa ci sia. Lo vediamo anche dai nostri territori, lo vediamo anche dalle nostre realtà. Ci sono dei settori economici che hanno ancora grandi difficoltà, ma altri che hanno retto bene già durante la crisi e ora conoscono un elemento di rinvigorimento. Vediamo per esempio, anche per stare al commercio, come dicevo prima, al centro e altre realtà del commercio che cominciano a rimacinare chilometri e quindi a riprendere la strada, e quindi anche questo è un elemento importante che ci dà sicuramente motivazione per andare avanti. E poi è stato un anno, nel nostro particolare, come dicevo prima, di grande impegno, dove stiamo portando avanti gli impegni che ci eravamo presi, cioè quello di risanare il bilancio che aveva una situazione critica appena siamo arrivati, e quindi lì stiamo sistemando i conti e siamo certi che a fine legislatura consegneremo un bilancio sano alla città. E quindi questo era il primo impegno. Manteniamo un livello di servizi adeguato, un livello di investimenti, stiamo portando avanti la campagna Campi Sicura, cioè Campi che prova a impegnarsi, nonostante le difficoltà nel reperire risorse, però nel risistemare una serie di assi viari importanti. Quindi abbiamo attenzione alle strade, abbiamo rifatto a percorsi viari importanti come per esempio via Magenta, via dei Confini, tra poco partirà via San Quirico, per citarne alcune. La riapertura della palestra della scuola Matteucci, la ripresa dei lavori per il completamento del primo piano della scuola Matteucci quest'anno. Insomma, stiamo mantenendo gli impegni presi. Già questo è un lavoro importante, un lavoro molto impegnativo, e credo che noi nel prossimo anno sapremo andare avanti sulla questa linea di impegno e provare a consegnare una Campi migliore di quella che abbiamo trovato alla fine del nostro percorso. Mark Twain, indimenticato scrittore, oggi ricordato soprattutto per la straordinaria verve dei suoi aforismi, ebbe a scrivere, durante l'ultimo periodo della sua vita, una frase piuttosto significativa. In paradiso si entra per favoritismo, se si entrasse per merito tu resteresti fuori ed il tuo cane entrerebbe al posto tuo. Ironico, spiazzante come di consueto, Twain ribadì sostanzialmente l'originaria bontà dei cani, la loro eterna fedeltà a quello che viene comunemente chiamato padrone, ma che altro non è, forse, che un compagno di giochi e dunque di vita. Per proteggere i cani e gli altri animali d'affezione, così, a Campi Bisenzio, il consigliere Martini, del gruppo consigliare Emiliano Fossi Sindaco, ha presentato un ordine del giorno per richiedere un regolamento per gli animali d'affezione. La richiesta, racconta il consigliere Martini, nasce da un'esigenza piuttosto precisa, un'esigenza che la sua lista ha avvertito dopo aver parlato con tanti proprietari ed amanti degli animali. Del resto, continua Martini, l'amministrazione comunale si è sempre mostrata sensibile ai bisogni degli animali.
Lo testimoniano le aree dedicate ai cani realizzate dal comune, le campagne contro i botti di Capodanno, un'usanza da più parti definita barbara, nel senso più moderno del termine naturalmente, dal momento che il rumore dei petardi può addirittura causare la morte di cani, gatti ed altri animali domestici. A maggio, poi, l'assessore Eleonora Ciambellotti, in collaborazione con la Polizia Municipale e Provinciale, aveva organizzato un incontro per trattare la tanto vergognosa quanto diffusa ed inspiegabile problematica dell'avvelenamento dei cani. Allora era emersa l'esigenza di dotarsi di uno strumento in grado di contrastare il fenomeno, ovvero il regolamento per la tutela del benessere degli animali d'affezione. La lista Emiliano Fossi Sindaco ritiene necessario, quindi, elaborare un regolamento per regolare le relazioni tra esseri umani e animali, al fine di combattere ogni forma di maltrattamento, producendo una serie di norme che sensibilizzino i proprietari degli amici a quattro zampe verso un più corretto comportamento, in grado di garantire l'incolumità di persone e animali. Il regolamento nascerà in collaborazione con le associazioni animaliste e di cittadini, proprio per conoscere le esigenze più profonde e stilare una procedura più precisa possibile. Ci sarà, dunque, una serata di confronto per parlare di questa tematica e scambiare informazioni con i comuni limitrofi, dove questo regolamento è già in vigore.